In una fase complessivamente negativa per il proprio campionato, il Pescara si consola in parte perché ha probabilmente trovato l'uomo gol e il loco Franco Ferrari ha realizzato assieme alla sua quinta rete in campionato, la prima lontana dall'Adriatico, la terza consecutiva dopo i sigilli con Fermana e Modena. In precedenza era andato in gol anche contro Reggiana e Viterbese. Niente male per un giocatore che è stato titolare in campionato solo due volte, la prima alla nona giornata. Il centravanti argentino, che lo scorso anno ha vinto il campionato col Como e che un altro torneo di C l'ha perso all'ultima giornata nel maggio 2019 quando indossava la maglia del Piacenza con Matteassi DS, è pronto a prendersi il Pescara, ma sempre mettendo davanti il risultato di squadra a quello personale, come conferma nel suo intervento nella trasmissione replay di Enrico Rocchi. È più bello, ti dico, non fare gol e vincere con la squadra, c'è più serenità nel gruppo e per quello ho detto quelle cose. Penso che è giusto che così sia, più che a livello personale. Ho lavorato anche tanto d'estate per farmi trovare subito pronto come mi sono fatto trovare. E niente, sempre a disposizione, come ho sempre detto, sia dal primo minuto o anche da subentrato. Un momento no per la squadra, con involuzione di risultati e inevitabile critica. Ferrari lo spiega così. Tanti episodi che ci hanno giocato contro, diciamo. Come sempre dico, non abbiamo fatto anche prestazioni come abbiamo fatto 2-3 a basso livello, ma penso anche ci è voluto un po' per la stanchezza che abbiamo avuto per quelle partite ravvicinate. Però come ho anche detto ieri, anche noi a Como siamo partiti belli forti, poi abbiamo avuto un piccolo calo, ma poi ti dico, basta stare sempre sul pezzo e lavorare come lo stiamo facendo che arriveranno quei risultati, no? No, ti sono sincero, come ho sempre detto, lo dico da primo tifoso, che lo sono pure della mia squadra, sono giuste sempre le critiche, è giusto che la gente chieda di più come ha fatto, però ti dico, la squadra sta volando, la squadra sta bene, siamo tutti con la testa giusta, che penso che la cosa più importante è restare uniti e squadra tifosi come staff, come ho sempre detto, in questi momenti particolari, che è l'unica forma di andare avanti così. Ferrari parla anche del suo rapporto con Pescara. Ho saputo del progetto, conoscevo Pescara perché ho avuto tanti amici che hanno giocato qua, poi la città mi avevano parlato benissimo, ti dico, con la mia amorosa ci stiamo tomando più che bene perché è una città bellissima sul mare che ci piace, anche quello ti dico, ti fa trovare diciamo l'ambiente giusto per far bene. Come dice lei, questi anni scorsi ho avuto due o tre infortuni che mi hanno tenuto un po' fuori, però ti dico, per fortuna quest'anno sta camminando per bene, quindi speriamo che continui così.